Eccoli! Oh, che bello! Allora, quando andiamo? Allora, ciao! Ci vogliamo accomodare? Aspetta che dobbiamo attendere mio padre che ci sta riportando Giulio Cesare. No ragazzi, però io non per fare il maleducato, il cafone, però se l'ha detto serata senza il figlio, tra di noi, Passiamo tra di noi, claro, ormai sono come piante grasse. In che senso? Pungono. No, gli indementi stanno, dai, infiato, non dico. Ah, siamo tranquilli. No. Però potevate lasciarlo un altro po' coi nonni, già che ci stava. Ma gli piacerebbe a quelli, da quando è nato ce lo rubano sempre, sta sempre con loro, dai, su. I sensori incoglioniti. Oh, eccolo! Ecco il nonno. Salve. Come va? Tutto bene? Aiutatemi. Non ho più una vita. Mi mollano sempre questo vostro assetato di sangue. Mi succhia tutte le energie. Fate qualcosa, chiamate le guardie. Come le guardie? Fuggite. Sciocchi. È scappato. Nato, andato via senza salutare. Guarda, se sarà offeso perché gli abbiamo chiesto di riportarci, guarda, è tremendo, sempre sta con lui, sempre sta. Sicuramente. Con lui. Andiamo? Dai, sì, andiamo, dai. Si è addormentato, magari parliamo bassa pure. No, ma non ti preoccupare, ma poi basta parlare dei ragazzini, regà, una serata tra amici. Parliamo di cose nostre, che mi raccontate? Noi niente, abbiamo appena finito i lavori a casa, mo bisogna portare gli ultimi mobili. Beh. Scusi, ma mi può abbassare la musica per piacere? C'è un bambino che dorme, no? Beh, un locale, scusi. Dicevi, Gra? Scusate, ma noi abbiamo portato il regalino per Giulio Cesare. È vero, il regalo. Non è impacchettato perché non sapevamo che sarebbe venuto. Eccolo qua, guarda, questo... Ma non è sto drago, ma che è un drago? Un tirannosauro, che drago? Non è sto coso, dai, lui gioca solo con questo, Tarzanello si chiama. Tiè, metti io qua vicino così se si sveglia trova una faccia amica. Sì, è un piccolo Tarzan, vedi? Non mi pare più un pisello. Fabrizio! Scusate, ma noi ci abbiamo sempre giocato con i dinosauri, ci siamo cresciuti con i dinosauri, che problema c'è? Capito, e poi che fine abbiamo fatto? Che fine abbiamo fatto? Che fine? Se siamo drogati, abbiamo fatto le guerre. Veramente non l'ho fatto, non l'una né l'altra, scusate. Manco io. Ora sta nella fase precambriana orale, non vogliamo stordirlo con tutti questi aggeggi tecnologici. Aggeggi tecnologici? Ma come parli? Mi pare mio padre. No, è che noi non lo vogliamo far giocare con tutto ciò che contiene musichette, lucette psichedeliche, che contenga idrocarburi e che non rappresenti la realtà. Rappresenta la realtà, il tirannosauro è realmente esistente. Questi 12 alla scienza, no, come sto mostro col testone. Questa è la riproduzione naturale scala 1 a 1 di Mezio Franco. Figura del merda. Ecco, che soffre di nanismo, Mezio Franco. Ma che se sta svegliamo, curi, piamo via l'iPad. Che do l'iPad, sì. Vogliono le tecnologie, le lucine, poi piazzano davanti all'iPad, figurate. Mi metto Peppa Pig, Bravo. Peppa Pig. Scusi, ma la smette di bere alcol davanti a un bambino? Io veramente rimango proprio senza parole. È un pub comunque, scusi. Noi che se bevemo? Vabbè, una bella birra. No. La birra no, volevo dire. La birra no. Birra no. No, Coca-Cola. Zero. Acqua. Liscia. Quando c'hai sete non c'è niente di meglio dell'acqua. Io bevo Negroni. E una grappa barricata. Ok. Scusate, la birra, no? Voi rompete i coglioni a quello e poi vi piace super alcol. Claudio, noi siamo i genitori. Abbiamo il dovere di bere. Infatti, noi dobbiamo bere perché poi lui, quando cresce, c'ha il rigetto. Si chiama transfer per contrasto. Comunque, basta parlare di questi ragazzini, basta. Parliamo tra di noi. Siamo tra di noi, parliamo di cose nostre. Che stai stavo a fare? Dai, che ci dici? Io, non so se sapete, sto per portare in scena il mio spettacolo. Finalmente, sì. Adesso, tra meno di un mese. Ma porca mignotta! Mia madre ha detto domenica al cepotto né Giulio Cesare. Ma non ci credo. Ma che deve fare? Che c'è? Cioè, ma c'ha spolata domenica, in montagna, che deve fare? Se deve ricoperare, ricordi c'ha il problema alla schiena? Ma sono 10 anni che c'ha sto problema alla schiena, mamma mia! Ma basta, su, ma proprio domenica che c'ha spolata se deve ricoperare che questa! Che te devo dire, amore, sono proprio degli stronzi! Guarda, veramente, ecco. Veramente. Magari è una cosa seria, un problema serio. Un problema serio un cazzo, Fabrizio. Te posso dire una cosa? Tua madre a volte è maligna, è cattiva, sì, perché poi ci dice dovete essere presenti come genitori, ma loro come nonni sono presenti? Eh? E non mi
pare e non mi pare. Completamente assenti, capito? Poi ci dicono come devo allattare, come devo cambiare pannolino, quando deve dormire, ma non segnare il culo a cagare. Posso dire una cosa, posso dire. Non è scontato che i vostri genitori debbano pensare ai vostri figli, eh? Cioè, voglio dire, sui vostri figli ci dovreste pensare voi. Ma poi voglio dire, loro vi hanno cresciuti, vi hanno dato la vita, non vi hanno fatto mancare niente, mi pare. Ma è normale che sono un po' più anziani, se vogliono riposare, non ce la fanno a stare dietro al ragazzino. Abbiate rispetto per chi è venuto prima di voi. E lasciategliela una seratina in santa pace. Che magari, sì, ok, che sono anziani, però se la vorranno fare una cenetta romantica da soli, no? Ogni tanto. Che ho detto? Bella idea che ce l'hai avuto. Ah, io ce l'ho avuta. Non c'hanno le energie per tenere un bambino piccolo tutto questo tempo e ce l'hanno appioppata a noi. Tiè. Oddio, che è? Che è? Ha fatto la cacca. Oddio, di nuovo. Ma che sei, un elefante, figlio mio? Eh? Mo cambialo te. No. Sì. No. Sì. Sì, ti cambiamo. Claudio te cambia, zio Claudio. No. E vai.